Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Oggi vorrei parlarvi di un Battle Royale appena uscito, fresco fresco, sviluppato da... Pensavi fosse l'ennesimo video su un Battle Royale, e invece no! A quei giochi non ci voglio mai più giocare per il resto della mia vita! Basta, la cosa deve finire! Madonna, preferirei prendermi a schiaffi da solo mentre ascolto Young Signorino in cuffie e sto seduto sull'uomo ago! Eh no, perché quando basta, basta. Stasera daremo un'occhiata a Shadows Peak, un single player d'avventura uscito nel marzo del 2017 e votato nella media su Steam. Eh sì, perché Zeb89 porta questi giochi qua sconosciuti. L'italiano, ma cosa lo mettiamo a fare? Ma che se ne frega. Shadows Peak, bel menù, vedo solo una nuvola con dei corvi che svolazzano. Sono corvi? Iniziamo una nuova partita a questo misterioso gioco. Vediamo un po' com'è la trama. Oddio, il cielo default di Unity. Molte leggende oscure circondano questo posto. Quindi la mia offerta di incontrare Michelle qui ha voluto dire prendere due piccioni con una fava. Volevo raccontarla del mio libro sui miti e leggende. Il problema è che quando sono accanto a Michelle mi dimentico del mio lavoro. Chissà perché. Perché nella sua testa ci sono i pensieri da Nance. Sta diventando tutto rosso. Orrore. No, Michelle è schiattata. Cos'è successo? Si è accasciata al suolo. Eccoci qua sul molo, ragazzi miei. Michelle, dove sei, Michelle? Michelle, volevo solo una rinzarunzaranzi. E sono morti i corvi, però, che strano. Qualcuno ha tirato un peto. Posso andare in acqua? No, non puoi. Prevedibilmente. Vabbè, dai, inizia qui la nostra avventura su Shadows Peak. Qui c'è qualcosa di rosso e luminoso. Premi E per interagire con cosa? Sono tipo dei cristalli. I salvataggi quindi sono questi cristalli rossi. Ho capito. Qui c'è una barca sbombolata. Andiamo avanti. Ora non so se in questo gioco hai le armi, se devi uccidere dei mostri oppure solo scappare. Non so niente. Fate conto, ragazzi, che è il mio primo playthrough così con voi, Ok, corri con Shift. Cos'è sto rimbombo, sto casino? Oh. Andiamo di qua. Ma se cado di sotto... Oh! Dopo una caduta del genere sono ancora vivo. Però mi sa che... No. La visuale è tornata normale. Boh, esploriamo un po'. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante qua intorno. Una cosa interessante è che questa zona sembra esplorabile liberamente. Posso andare un po' dove voglio. Posso andare qua al faro, per esempio. Vediamo cosa c'è qua. No, cos'è? I corvi. Erano solo dei corvi. Non so cosa aspettarmi qua dentro. No, è chiuso. No. Sento respirare in modo molesto. Sembra provenire dall'interno. Ma la porta non si apre. Niente. No! Cosa ca... No! Un serpente! Non posso neanche ucciderlo. La vita è in basso a sinistra, ragazzi. Devo spostare la cam. Come potete vedere adesso ho 71 di vita. 71. Dai, non voglio partire già con l'idea che il gioco sia orribile, no? Inguardabile. Valutiamolo insieme. Dai, ragazzi, vediamo com'è. Magari è carino, che ne so. Una nave distrutta, abbandonata. Posso andare di qua? No, altro muro invisibile. Al momento sto semplicemente esplorando, Sospetto che lo scopo di questo gioco sia trovare Michelle. Ora così a naso, io credo che sia quello, poi non lo so. Michelle. No, cos'è quella roba là? No, l'uomo nero? Cosa vuoi da me? Cos'era? Però devo dire che, insomma, un minimo di originalità c'è. Non è che hanno messo un mostro così, il classico goblin. No, un'ombra 2D addirittura. Uno spirito, eccolo di nuovo là. Sì.
È di nuovo lui. Dai, però. Lasciami stare. È più veloce di me. No, forse no, forse riesco a scappare. Non posso scappare di spalle. Interessante. Laggiù c'è un salvataggio. Dai, salviamo, salviamo, salviamo. Ah! Ah, c'ho un telefono. Da sconosciuto. Ciao, Tom. Adesso sei in grado di vederli. Tu non puoi fargli del male, ma loro proveranno a fare del male a te. Quindi stai attento al culo, Tom. Stai attento alle chiappe. Ma posso usare il telefono per altri scopi oppure no? Sembrerebbe di no. Ma mi sa che il telefono serve solo per leggere dei suggerimenti, no? Può essere. Non c'è servizio, ma ho ricevuto un nuovo messaggio. Cioè, il telefono ti vibra anche se non c'è servizio. Non so se funziona esattamente così, Boh. Ci servono delle anime fresche. Uccidili e otterrai indietro la tua fidanzata. Ma chi è? Non lo posso richiamare a mandare a quel paese, no? Ma... cosa c'è qua? Un furgoncino? Attenzione all'allarme. No! Surprise! Chi voglia me? Ma chi è? Oddio, è uscito Dimitro Sgozzino con la pala! Come ti permetti? Volevi rubare il furgoncino mio, You died! Press any button to continue with this torturous game, which is shitty. Ma dai, non l'ho neanche toccato il tuo furgoncino prezioso. Neanche l'ho sfiorato, già incazzato nero. No, ragazzi, ma io mi devo armare di qualcosa, non lo so. Cosa c'è qua in cima? Una casetta minuscola, una baracchina, una torre, e poi il focherello dei giochi survival. Posso entrare qua dentro? No, la porta richiede una chiave. Ma che bello. No, devo trovare la chiave. Cos'è? Aspetta, aspetta, posso prendere il sasso? Dimitru, dove sei? Adesso te lo sfondo io il muso se ti vedo. Altro che Sgozzino, dove sei? Buggato il suono. Ok, adesso il sasso è bello pulito. Dove sei? Ah! Era di qua, era di qua. Era di qua, era di qua. Sei pronto a chiedere un prestitone di quelli insaldabili per il dentista? Dov'è, dov'è, dov'è? Fatti sotto! Madonna! C'è proprio una roccia nel viso! Questo gioco già mi sta piacendo, ragazzi, già mi sta convincendo. Io ho fascia di ferro, hai capito? No! Sì, vabbè. Spunta l'ombra da nulla e mori. Sono convinto che c'è qualcosa di utile in quella casetta là sopra, però non ci posso ancora andare. Devo trovare questa chiave, non ho idea di dove cercare. Vado un po' a caso, vado un po' così a caso. Certo che non sarà facile trovare questa chiave. Dai. Sì, ma cosa la raccoglie a fare la pietra se non la puoi usare come arma? Per cosa la devi usare? No, no, cioè, ragioniamoci un attimo. Tu puoi raccoglierla, la puoi lanciare bene. La lanci addosso a cosa? A cosa serve? Io veramente, cioè, sembra che abbiano inserito cose a caso. Ma che è un mammut? Cos'è sta roba qua? No, fammi capire cos'è. Ma è un mostro marino, un elefante? Ma nemmeno, ma boh. No! Guarda il ceppo! Con le mani aperte, così. Oddio, buggato, guarda, guarda. No, 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 l'ircini. Oh. Ho iniziato da così poco il gioco e già non so minimamente in che direzione dirigermi. So solo che dovrei trovare una chiave. Trovare la chiave? Dai, deve essere vicina, dai. Suppongo sia nei dintorni. Dai, dentro il cesso. Dentro lo stronzone, no? Possibile? Che beccuccio di merda, però. Oddio! Oh mio Dio! Mi sono inceppato! Mi sono completamente bloccato! Non posso muovermi! Non posso più muovermi!
Se tu per disgrazia finisci in questo punto qua, non ti puoi più muovere. Devo riavviare l'intero gioco. Ti rendi conto? Guarda che grave, è abbastanza grave. Vediamo se continua dal checkpoint, dal cristallo. Mi sa che prosegue dal cristallo. Vedi, riparti dal cristallo almeno. Però dai ragazzo, non si può. Qua c'è una balena. Aia, 3 di vita. Attenzione. No. Maybe the red phenomenon that caused my blackout affected him this way. Ah, è stato affetto anche lui da quella roba rossa che abbiamo visto in apertura, no? Ah, la vita si ricarica, ma molto lentamente. Molto lentamente. Apriamo questo container. No! No, no, richiudo. Non posso richiuderla. Madonna! Apri un container, trovi un altro uomo nero. Vediamo cosa c'è dentro questo container. Allora, non mi dire che è vuoto, eh. Aspetta, forse posso. No, non posso andare di qua. Ma è possibile che sia vuoto? Dai, ma non mi dire, è vuoto. È vuoto. Come il cornetto al bar. Come il cervello di chi ha acquistato Black Ops 4. No, no, non posso più andare avanti da questa parte. Ma dov'è la chiave? Dai, ma perché non me la metti spiaccicata davanti al muso in modo tale che io possa andare avanti così spedito? No! Cos'è questo venticello? Cos'è questo suono? Un altro ancora! Un altro uomo nero. Andiamo via. Ecco, non può venire qua. Dance. Non può! Bestia! Aspetta, ma dopo un po' sparisce? Vediamo se c'è la chiave qua, da questa parte. Potrebbe essere qua dentro, in effetti. Dai, dai, ti prego. Cos'è vita? Ok, meglio di niente. Questa porta non si apre, bestia. Provo ad andare qua. Proviamo ad andare qui. Cos'è, una chiesa? Non può essere vuota, dai. Qualcosa ci dovrà pure essere là dentro. Stay out. Se provi a entrare, non ti dico cosa ti succede. Ti costringeremo ad ascoltare la messa. Tutto distrutto. Non c'è nulla neanche qui. Dai, non è proprio umanamente possibile. Aspetta. C'è una X rossa in un punto molto particolare della mappa. Quindi se io vado lì, dovrebbe esserci qualcosa, no? Insomma, il problema adesso è che non ho una mappa da consultare per orientarmi circa questa X rossa, quindi devo andare a memoria, presumo. Madonna, ma quanto pretende questo gioco? Sì, devi ricordarti tutta la mappa a memoria! E vabbè, che ci vuoi fare? Salviamo la partita. No, 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 cos'è? Un serpente, lo sento. Qua invece c'è un cimitero. Un morto solo, morto di noia giocando a sto gioco, forse. Non si può fare nulla qua. Niente. No, no, no. No, tu non hai visto niente. Buonasera. Bella vista, sì, sono d'accordo. Perché anche per i fantasmi la pazienza ha un limite, eh. Qua c'è qualcosa, un cimitero. Ovvio, vabbè. Se non ci sono i fantasmi dentro il cimitero, dove devono essere? Voglio dire. Sono solo un turista, voglio solo guardare! No, 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 ti prego. No, li sto attirando tutti. No, che vuoi da me? Che vuoi da me? Lo so che vi servono anime fresche, non mi interessa, non è compito mio cercare anime. No, 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 no. No, Paolo Prepuzietti. Non c'è nulla qui, mi sa che non c'è niente però, No, non c'è niente, andiamo via, prima che schiatto, andiamo via. Aspetta, qua c'è un accampamento, cos'è? Dai, dimmi che c'è qui la chiave, dai. No. Cosa? Chi è? Dove vai? Torna qui. Oh, che vuoi? Oh, dove vai? Signorina? 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 No! Sulla strada, lo schiaccerei ma a 20 all'ora. Fermali! Ma lo
Este frega nassero. Madonna, a maciullargli tutte le ossa, quel merda schifoso. A quanto pare il protagonista di questo gioco è così brutto che fa scappare le ragazze, non è una bella cosa. E lo mette pure sotto, al costo di fuggire. Ha paura quella lì, ha paura di me o ha visto qualcos'altro, un fantasma, uno spirito? No, come? No, 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 io non sono James, ma non devi aver paura di me. Non devi, no, 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 dai, non scappare, mi serve quell'auto. Mi serve, non è giusto, aspetta. Ah, deve desiderare? Allora? Si parte. No, ci hanno pensato. Oddio, ha fatto l'incidente, dice. Cosa diavolo è successo? È schiattata con l'auto, è morta, è uscito il fantasma e poi il fantasma è entrato dentro il mio corpo? Non era così difficile, no? Soltanto un altro paio. Ah, quindi devo tipo fargli fare gli incidenti io, devo fargli morire io le persone, non ho capito. Ah, quindi quando mi chiede delle anime si riferisce a questo genere di cose. Ma la macchina non si è neanche accartocciata un po', sbaglio, proprio fatto male. E insomma abbiamo recuperato la nostra prima anima, interessante. Controlliamo bene quell'accampamento, va? Forse aveva qualche oggetto utile, non si sa mai. Allora, vediamo un po'. No? Avevi qualcosa di utile oppure? Un paio di giorni fa si diceva che il famoso serial killer bla 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 è stato visto vicino a Shadow Creek. Stanno investigando le segnalazioni e sono arrivati alla conclusione che sono false e sono pranche. Insomma, continuiamo con la musica, ma anche no. Non posso neanche entrare nella tenda. Serial killer, hai detto? Forse è quel Dimitru. Forse è quello il serial killer, può essere, eh? Effettivamente. Il problema è che non sono armato e non so neanche se ci si può armare in questo gioco. Però Shadow's Peak sembra un posto discreto dove passare un fine settimana. Una vacanza insieme alla famiglia, no? Un posto allegro. Qua? Cos'è che scricchiola? Un'altalena? Sì, ma è un cliché, dai, l'altalena che scricchiola. Insomma, quante volte l'abbiamo vista nei film, eccetera. Dai, ci sarà qualcosa di utile qui. Sì! E bravo Zeb che controlla anche le cassette della posta. Qua? Però era la chiave per questa porta, non per l'altra, vabbè. Pensa. Vabbè, però meno male che questi fantasmi non ti uccidono in un colpo solo, dipende da quanta vita hai. Se hai poca vita, sì, ci crepi, però altrimenti sopravvivi. It's Michelle's car. Ah, sì? È l'auto di Michelle, sicuro? E allora non dovrebbe essere troppo distante, Zicchio, bene? So c'è qua dentro, no? Dai, mi dai la torcia, sono stanco di sforzare gli occhi in questo modo. E credo anche voi, ragazzi, credo anche voi. Ho alzato pure il gamma, pensate un po', cosa c'è? C'è da mangiare? Eh no, il pasto non è di mio gradimento. Qua non si apre, no. Qua, un'altra persona scomparsa in Shadow's Peak. Le persone stanno cominciando a credere in una vecchia strega leggendaria. An old wood witch legend. Addirittura, ne hanno di fantasia. E invece è tutta colpa di Dimitro Sguassino, perché tu hai invaso il mio territorio, Checkpoint. Il checkpoint risiede accanto alla monnezza fermentata. Questo gioco, lo devo dire, è una vera bravata. Vabbè, usciamo di qui, non c'è altro là dentro. Dimitro Sguassino, I love you. Dimitro Sguassino, coltello for you. Ah, posso andare anche qua sopra, aspetta però, fammi esplorare prima se posso quest'altro edificio qua accanto, altrimenti si perde tempo, si va avanti e indietro. E per smesso, posso entrare? Qui c'è una sgommata, attenzione. Dai, mi dai un'altra chiave, dai, si fa così. No! Sì, ma chi l'ha chiusa così di scatto?
Un altro fantasmino birichino. Aspetta, che qua si sale. Madonna, accidente ai pennuti. Ah, sto gioco però. Ok, qualche problemino, ma ho visto di molto peggio. Cos'è? Un telefono schiacciato, tipo? Il telefono di Michelle! Lei tiene me come sfondo del telefono, io tengo lei. Si vogliono proprio bene. In modo morboso anche, forse. Last family moved out of Shadow's Peak because I shot in front of their house. Ma scusa, ma non posso prendere il telefono così, no? Good work, Michelle. Take that gun and continue. Ah, quindi Michelle ha un'arma da fuoco, dico bene? Ma perché la lascia lì? Ma perché lascia lì il telefono? Non posso portarmelo dietro? Che idiota però, non se lo porta dietro, questo sta poco bene di cervello, mi sa che non posso. No, perché altrimenti te lo farebbe raccogliere. Cadavere, attenzione. Ah, non è Michelle, no, non è. No. Aspetta. Oddio, mi sono armato! Aspetta, ma... Non c'è spazio per gli invalidi veri! Vaffanculo. Dance, dance, dance. Bene, abbiamo rimediato un'arma. Vado quanto sono contento. Dimitrus, sto arrivando. Ah, oh. No, povero rattino. Rip. Sì, però Matteo abbi pazienza. La prossima volta cerca perlomeno di non slogare il cesso. E vaffanculo. Sì, ma perché non diventa mai giorno? Basta, stanotte. No, no, no. Oddio. Quasi, eh. Verso la città. È interessante. Ma la strada è bloccata. Oh! Non sei solido, non vale. Cosa c'è qua? Aia, aia. Qualcuno si è fatto male. Una cura e poi basta? Posso passare di qua? No. No, neanche abbassandomi posso. Aspetta, cosa c'è qua in fondo al molo? Oddio, i sandali di un viaggiatore dell'Aquarius. Niente, non, ovviamente non servono a nulla. Per forza, puzzano. Ah, giusto, poi c'è questo faro che rimane sempre inaccessibile, vedi? Aspetta. Oddio, ma come ho fatto a non vedere questa roba prima? Come ho fatto a non vederla prima sta roba? That doesn't sound good. Ma che è? Ci sono le radiazioni qua in giro? Ho trovato la chiave! Alla baracchina che sta là sopra in vetta. Bene, era lì. Eccoci qua. Apriamola, va, apriamola. Lance? Attenzione! Qualcuno si stava dando da fare qua dentro. No, cos'è? Ha bisogno di aiuto? L'ha chiamato il 118? Ah, sembra che sia stato sparato, ma è ancora vivo. Ci penso io. Ci penso io. Oddio! E abbiamo sbloccato la nostra seconda anima. Insomma, che stava facendo qua? Sembra che il fenomeno rosso stia conferendo dei poteri speciali a delle persone. Il livello di radiazione dimostra che la sorgente di questo fenomeno si trova sott'acqua in profondità. Non riesco a trovare il mio zaino. È stato rubato. Eh sì! Beh, io l'ho trovato per terra, quindi insomma non sono più di tanto colpevole. Insomma, questo fenomeno rosso è la chiave del mistero del gioco, ecco. Aspetta, ma è lui il serial killer? È questo il Dimitru? Solo che qua sta senza papalina, ma mi sa che è lui, mi sa proprio che è lui. Beh, ragazzi, mi sa che non c'è altro da fare qua dentro, almeno da quel che vedo. Andiamocene, andiamocene. Cosa c'è? Una pietra, così. Con in mezzo un buco. Aspetta, c'è qualcosa di strano là in mezzo. Ondula. Attenzione. Qui ci sono dei poteri oscuri all'opera. Aia, che è? Oh, ma io ci tengo ai timpani, non so se mi spiego. Cos'è successo? Cos'è cambiato? Che ho fatto? Ho toccato la pietra, pum! È scattato qualcosa. Qualcosa sarà successo per forza, immagino, no? Boh. Ecco, questo sembra essere un posto importante perché è una casa che sta in cima a quest'isola, nel punto più elevato, insomma. Quindi attraversiamo questo ponte e vediamo che cosa c'è da questa parte. Sbaglio, ho visto un salvataggio là. Oh,
Oh, state buono, pennuto. Qua la bolletta non è arrivata ancora. Aspetta che salvo. Vedi? Salviamo la partita. Oh, cos'è, piazza merde? Guarda il cazzato nero. Guarda, mi segui con lo sguardo qua, lo sguardo proprio loccato su di me. Io mi ruoto e lui si ruota. Guarda, si ruota insieme a me proprio preciso. Secondo me i cani più cattivi, oltre ai Rottweiler ovviamente, sono proprio i Chihuahua. Posso entrare in casa oppure... non gliene frega nulla? No! Oh! Sei stato avvisato. Però non è uscita l'anima, quindi gli animali sono senza anima confirmed, insomma. Con la coda ritta sospesa in aria. Ma vedi, il cane stava facendo guardia all'entrata di Shadow's Cave, la caverna di Shadow's Peak. E non ci posso entrare perché mi serve una torcia. Per forza, dove vuoi andare senza la facoltà di vedere? Quindi prossimo obiettivo, trovare la torcia, ragazzi. Qua non si entra. Ah, scena del crimine, sì. La porta è chiusa. Forse posso trovare un'entrata alternativa. Dance? Non è che c'è una porta sul retro. Vediamo un po' se c'è una porta sul retro, dai. Una scala. Vedi, vi aspetta. Qua c'è altro? No, prima di andare avanti vorrei controllare, sai. Aspetta, aspetta. No! Che cacchio è? Un trapper di Dead by Daylight da queste parti. C'è un trapper. Ma come trappola poi è enorme. È davvero sproporzionata. C'è qualcuno che piazza trappole per orse in giro. Non è mica regolare. No, no, questo mi fa fuori, ho poca vita. No, no, corri, merdoso. No! No, 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 entriamo nella casa. Entriamo nella casa, ma basta, basta. Prima di andare avanti io direi di esplorare qua, perché altrimenti, guarda, la torcia non la trovi. Allora, un altro giornale. Tre asteroidi che potrebbero benissimo colpire la Terra e spazzare via tutte le forme di vita. Ah, sì? Ben tre ce ne stanno. Ammazza. Niente torcia da questa parte. Proviamo qua giù. Qualcuno stava eseguendo un rito satanico, a quanto pare. Ma che brutta stellona che c'è a centro stanza. Però è bianca, non rossa. Qui? Un peluche. No, niente torcia. Soltanto dei lumi. Insomma, Xaphan è un demone del secondo ordine. Lui è anche conosciuto come il demone del fuoco, perché durante la ribellione in cielo, in paradiso, lui propose di dare fuoco al paradiso, appunto. Ah, però si voleva proprio dare da fare. Insomma, la torcia non me la dai. Che è un osso di Alfio Femorini. Click left button. Ah, posso tirare. Oddio! Si tiro l'osso di Alfio Femorini nel muso. No, ma non serve a nulla. Non serve proprio a niente. Chi è stato qua? Xaphan è qui. Dai la torcia! Sì, la torcia! La torcia! La torcia, sì! Aiutami, sto in caverna e mi sono rotto una gamba. La mia batteria è quasi morta. Aha! Quindi devo trovare la mia terza vittima, la mia terza anima. Credo sia quello, non credo di doverlo aiutare. Mi sa che lo devo tipo ammazzare, Ho questo sospetto, questo forte sospetto. Abbiamo provato un vecchio rituale per creare un pupazzo impossessato, ma al posto del pupazzo abbiamo usato un peluche. Vabbè, sì, siamo lì, Doll, bear. Non penso che abbia funzionato. Aia! E invece... aia, mi pare che invece qualcosa abbia funzionato, perché il peluche prima non stava qua. Stava messo là nella sta... no! Oddio, è sparito! Che ore sono? L'ora di andar via! Alfio Femorini e i suoi cugini. No! Nel nome della luce! Via! No, niente, non si ferma, non gliene può fregare di meno. Salva la partita! No! Io faccio il giro. Lasciami in pace! No, no, no! No! E dai, ma sbattitelo in culo!
E adesso entriamo nella caverna di Shadow's Peak. Vediamo che bruttume contiene questo luogo oscuro. Adesso abbiamo la torcia, possiamo andare avanti? Allora, mi sa che ha funzionato anche troppo bene il rito, altro che... Posso? No, it's warm, weird. Warm sarebbe caldo, caldo al tatto, intendeva. Era caldo col potere fervente dell'inferno. Alfio Femorini e i suoi cugini. Da dove arriva questo sangue? Ah, forse è quello che si è fatto male alla gamba, può essere. Dove sei? Ti voglio aiutare. Se voglio aiutare, sì, a morire prima. ragazzi, mi serve la mia terza anima. Non posso mica dire di no. Oh, no, 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 non vale essere invisibili. Non vale. Vabbè, scendiamo in acqua, vediamo dove ci porta questa fantasmina. Viaggio nel buco del culo, vediamo. Chissà dove finiamo. Oddio, aspetta, è già morto. No, che succede? Ah, c'era un'altra trappola. Un'altra trappola per orsi? Ma mi prendi in giro? Ma curati, cosa c'è qui? Uno zaino a forma di elefante. Ah, è uno zaino della bambina che è morta, ovviamente. Vedi, ha senso la cosa. Cosa ho trovato? All'interno c'è solo roba che appartiene ad una bambina. Ok, quindi niente di utile. Quindi questo ci deve solo far capire che è morta una bambina qui. Ok, e quindi... Basta, così, fino a se stesso? Ma il tizio che mi ha chiamato prima dov'è? Invece? Qua? Non lo so. No, no, no! Pipistrellacci. Attenzione! Ma cos'è, un checkpoint là, sospeso in aria? Ma non mi dire. No, non cadere nel secchio. Come si fa qua? Devo andare di sotto. Posso salire? Vedi, puoi salire. Mi sembrava strano, no? Un checkpoint a mezz'aria. Oddio. È diventato ancora più caldo il peluche. E ormai quel peluche è impossessato. Devo stare attento che mi potrebbe fare... Nance? Devo guardarmi le spalle qua perché non si sa mai, non si può mai sapere. Allora... E ancora il tizio non si trova, ancora, ma quanto è andato in profondità, Gli puzzava la vita, a questo qui, gli puzzava proprio parecchio. Secondo me in fondo alla grotta, tipo, sbuco da un'altra parte, non credo che mi rifaccia fare tutto il percorso al contrario, ne dubito, sai. Aspetta, posso vedere gli spiriti dei morti adesso... Oppure sto semplicemente perdendo la testa? No, tranquillo, tranquillo, tutto a posto. Ah, devo accendere questo candelotto di dinamite per andare avanti da questa parte. Mi serve solo un fiammifero oppure un accendino. Vabbè, torniamo dopo qua, Ti devo dire, mi hanno sgamato, Qua niente, no, mi devo tuffare, Mi sa che mi devo tuffare. Sembrerebbe di sì. Ma qua si salva sempre oppure... No. Una statua decapitata. Attenzione! Ho trovato l'accendino, vedi, vedi? Ottimo! Siete pronti per l'esplosione più epica dell'universo? Vai! Vai! E vai! Oh, no, no, bello! Vabbè, 5 su 10, dai, 5 su 10 come esplosione. E noi salviamo di nuovo la partitozza. Insomma, sto povero disgraziato in cerca di aiuto, dove sta? Dove sta? Non lo sto trovando. Aspetta, ma devo andare sott'acqua. Ma veramente, devo andare sott'acqua. Oddio, no, no. Le cose si fanno complicate. Mi muovo perché non voglio morire senza ossigeno.
Andiamo avanti, va. Il suono dei passi qua in questa caverna sembra qualcuno che lavora un vaso di creta. Ecco, avete sentito il grido d'aiuto? No! Ah, problema risolto allora. Problema risolto. Mi dispiace, non era colpa mia. Ho solo pestato una roccia ed è successo quel che è successo, ma... Non sono di certo io responsabile dello stato di questa caverna. Abbi pazienza, io semplicemente ho pesticciato dove non dovevo. Vediamo un po' la tua roba. There is a note inside. Conteneva una nota. Ho visto una ragazza sparare a morte un tizio. Ho deciso di aspettare nella caverna. Spero che tu non stia leggendo questa nota per via del fatto che non ce l'ho fatta. Invece sì. A questo punto, ragazzi, abbiamo recuperato queste tre anime e quindi in teoria dovrei ricevere la mia ricompensa, no? It wasn't that hard, was it? Just a couple more. Ma come un altro paio di... Ma ti ho già portato tre anime, cosa vuoi da me? Aspetta, lo devo chiamare, no? Come devo fare? No, ma non è giusto! Ho già fatto fuori i tre cristiani, non... Ma... Boh, non lo so. Erano tre le anime che servivano. Forse devo far fuori l'assassino là, Dimitru. Può essere quello che manca effettivamente da fare, eh? Non lo so. No, 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 no! Aiuto! No, di qua non si può. Che devo fare? Muore! Non credo che il mio coltello possa fare qualcosa. Madonna, che devo fare? Dai. Ma vuoi vedere che non ho l'oggetto giusto per farlo fuori? Dai, però, non esiste. Aspetta. Forse... aspetta, deve sfondare questo, mi sa. Vieni qua, Lezzo! No, non riesce, stupido, vedi? Dai, dai, forza! No! Madonna, che... Non lo brucia? Sì, l'ha bruciato! No, 5 di vita, 5 di... No, 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 no! Volevi? Dai, brucia, muoviti, brucia, brucia, brucia! Muoviti! No, dai, che arriva! No, 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 addio! Non brucia, per qualche motivo ci mette... Dai, 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 manca poco! Qua non mi prende... Fatto lo sbalzino male. Dai che manca il giusto. Dai, forza. Oddio, si è aperto. Via. In acqua non ci vieni, in acqua, la vedo abbastanza complicata la questione. Guarda che ti spegni come un fiammifero, ti spegni come un fiammifero. Vieni, vieni. I want to die. Lezzi, Lezzi. Chi è? E Zeb89 vince. Con 10 di vita, ma vince. Ragazzi, problema risolto. Adesso, come minimo, devo tornare indietro dove stava. Pronto? Sì, pronto. Just one more. Manca un'altra anima. Sì, manca l'anima degli immortacci sua, manca. Dai, voglio uscire ormai. Il mio lavoro qua è finito. No! Ambrabanzi. Eh sì, vedi, qua si torna indietro. E siamo di nuovo in superficie. Ragazzi, sto andando benino, Sto andando benino, ci manca soltanto una singola anima. Non avrei mai la mia anima, non avrei mai l'anima di Dimitru. Stane pur certo. Dimitru, dove sei? Cos... Every day I'm shuffling. È il solito fantasmino che sta facendo il giro largo. Auguri, buona fortuna, io di certo non ti aspetto. Ciao ciao. Prima ti picchio e poi scavo fossa e te ci butto, Non mi faccio problemi.
Ma c'ho poca vita, 20, appena mai tiro il colpo muoio. Il problema è quello, capito? Beh, io ci provo lo stesso, perché chiaramente non ho grosse alternative in questo momento. Ora, io potrei aspettare un'ora intera, vera, che mi si ricarichi la vita, perché fidatevi, ci vuole del tempo in questo gioco per far ricaricare da solo la vita. Però non ho intenzione di fare questo, vediamo se riesco ad averla meglio. Non scherzare con me, eh? Non ti conviene. Ma qua dentro? Dove sei? Dov'è? Bene! Ah! Sì! Non vale, mi hai pugnalato le chiappe da dietro! Sei un codardo! Pronto! Le anime sono pronte, oh mio signore oscuro! Lei ti sta aspettando al molo! Oddio, forse ci siamo! Ah sì, lei mi sta aspettando al molo? Va bene! Sei davvero incorreggibile, io ti propongo un combattimento alla pari, cosa fai mi pugnali alle spalle? Sei proprio un mascalzone. Cosa aveva? When you will finish, shadows will go away. Quando finisci, le ombre se ne andranno. No, non posso rispondere, oh vabbè, è arrivato un messaggio, sì, sono a simbola io. Che marchio è? V per vaffanculo. Ora, sicuramente il finale non sarà scontato, cioè quando arrivi sul molo, no? Per incontrare Michelle, come minimo spunta un diavolaccio che ti fa... No, tu non la vedrai mai più! Cioè, come minimo, perché altrimenti sarebbe troppo banale, come minimo non manterrà la promessa e allora dovrai combattere contro il diavolo in persona, eccetera, eccetera, chissà. E lì? Ma è lì veramente? No dai, no, io quando arrivo in fondo a questo molo succederà per forza qualcosa di orribile. Perché altrimenti non avrebbe senso, sarebbe troppo... Dai, non può finire così. Non può proprio finire così. Qua rigida proprio, eh. Ecco, compiamo dei gesti non fraintendibili. Giusto per avvisare che insomma... Don't move or I'll shoot. Oh! Vabbè, in effetti... Compiamo dei gesti non fraintendibili. Prenderemo le anime da te e avremo abbastanza energia per tornare a casa. Oddio! Mi vuole ammazzare! Mi vuole ammazzare perché con la mia anima avranno abbastanza energia per andare via, quindi è disposta ad uccidermi per salvarsi lei! Brutta... schifosa che non sei altro! Ma non va bene così! E allora niente. Guarda che chiamo i miei amici alieni, eh! Guarda che chiamo i miei amici alieni per portarti via, eh! Oddio! E insomma, arriva questo UFO gigante. Ma lei non si gira nemmeno, eh! In tutto questo non neanche lo sente, eh! Non si, rimane là, ferma. Non è che si rende conto. Ah, adesso si è resa... Oddio! Stiamo volando! Aiuto! No, ormai io e te abbiamo finito, eh. Abbiamo veramente chiuso, perché se sei disposta ad uccidermi... Allora non ci siamo proprio. Insomma, dove stiamo finendo adesso? No, dai, dobbiamo vedere cosa accade. Dai, non mi dire che finisce così... Con il punto interrogativo, dai, no, no.